Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e benvenuti finalmente al 25esimo episodio di Pokémon Rubino, Zaffiro, Smeraldo, Nuzlocke, sempre a compilare i nostri cari amici colleghi di Pokédark 97 e Freak. Ciao ragazzi e bentornati. Ciao a tutti ragazzi. Allora ragazzi, ci troviamo a Verde Azzupoli. Cosa faremo in questa parte? Beh, io dovrò dirigermi al razzo, sì, al centro spaziale, perché il Team Magma sta facendo veramente un casino. Vuole impadronirsi praticamente del mondo e noi li dobbiamo fermare. Per quanto riguarda Dark e Fake, non hanno niente da fare al centro spaziale, in quanto su Smeraldo sì, io dovrò fare questo, ma su Rubino e Zaffiro no. Loro ragazzi dovranno dirigerci a recuperare il sottomarino esattamente nell'antro abissale. Quindi esatto. Dovranno fare un lungo percorso usando sub e sì, arrivare appunto all'antro abissale. Quindi voi intanto andate. Io intanto vi dico ragazzi che ho Titan in squadra, sì, l'ho rinominata Titan, lo spile che ho trovato nella scorsa parte, e ho aggiunto oro e ho levato per questa parte appunto Swalot. Non mi servirà nulla, anche perché nell'antro abissale che andrò anch'io a fare in questa parte, mi servirà forza, spaccaroccia e anche surf. E dato che non volevo imparare esatto, a me né ai miei Pokémon, l'ho ottenuto là in squadra. Ho dato, mi sembra, il condivisore esperienza a Titan, sì, mentre a Flygon la bacca cachi, dato che sicuramente andremo a affrontare molti Mike Tiena. E quindi Mike Tiena uguale bullo, bullo uguale super attacco, uguale confusione, bacca cachi ammazza la distruzione del appunto bullo. E ragazzi, niente, io inizio a battere le reclute del Team Magma, voi intanto magari sì, battete... a surfare. Io sì, ho comprato un bel po' di repellenti max perché non ne avevo praticamente più e quindi nulla. Adesso sto andando verso il percorso 127 e così via. Dovrei sì, trovare altrettanti allenatori, quindi Frake, tu dove sei? Sei sempre qui? Percorso 127. D'accordo, quindi battiamo questi allenatori qua e poi basta, il resto fa da sé. Andiamo poi all'antro abissale a fare i cazzoni. Okay. Ok, insomma, nell'antro abissale sicuramente uno avrà Groudon e uno Kyogre, immagino sì, che sia così. E quindi sì, a voi attiverete la sfera rossa, uno la sfera rossa e uno la sfera blu. E sì, niente, poi nella prossima parte voi dovrete andare a sconfiggere Groudon e Kyogre, mentre io dovrò andare da Rayquaza, ragazzi. E appunto Rayquaza dovrà calmare Groudon e Kyogre, perché ricordo che Groudon già maxi con la sfera blu ha tentato di risvegliarlo. In questa parte naturalmente vedremo Ivan che cercherà invece di risvegliare con la sfera rossa appunto Kyogre. Ce la farà? Cercheremo di impedirglielo ragazzi. Beh sì, la logica dice che risvegliare Groudon necessiti della pietra blu, tra virgolette sì. In realtà non ha senso. Ma infatti che senso c'ha? Tutto. Due colori vabbè, completamente diversi e boh. Diciamo infatti, che la sfera blu a Groudon e viceversa per Kyogre, diciamo, li fa incazzare parecchio, sì, ecco. Eh sì, non gli piace. Dopelipper mi stava giusto per lacerare le palle, ha usato un Double Protect che mi stava veramente rompendo l'idea. Stai attento, Dark, perché ultimamente stai avendo un po' di difficoltà. Siamo ancora amareggiati dalla scomparsa di Drake che ci ha lasciato nel precedente episodio, ma ragazzi. Ma che amareggiati, poi soprattutto voi, guarda. Ma io mi consolo. Io sono tristissimo. Sì, tanto arriverà comunque il tuo momento, stupido Frake. Aia, attenzione. Io già ridicolo l'ho perso, ma comunque è un Pokémon ridicolo, quindi chi se ne frega. Vabbè. Ma l'aspetti. Faceva schifo, ragazzi, quel Pokémon, quindi... Beh, mi dispiace per chi ama ridicolo, ragazzi, ma anch'io amo ludicolo, infatti l'avevo messo apposta in squadra, ma non serviva a niente quel Pokémon. In una nata. Allora, lezzo, proprio. E quindi meno male che è morto. No, meno male che è morto, addirittura no, dai. L'avrei ucciso io. Coraggio. Comunque. Sì. No. Mi avrei fatto male, l'avrei dato in pasto ai Mike Tiena del Team Magma. E vabbè, però comunque conta per morto, quindi. Sì, sì, esatto. Vabbè. Ragazzi, comunque adesso poi inizierà io... una sfida contro tre del Team Magma, pensate. Poi un io, po'. Se proprio devo ammetterlo, nel precedente episodio, dopo aver finito l'episodio, mi sono rannicchiato in un angolino a piangere, però quelli Sad sono Dark. Dettagli. Piccolo Dark. Comunque Fake, lo sai che me sa che Dragospear me sa che me sa. Me sa, me sa che me sa. Ne sa che mi sa che Dragospiro è fisico questa generazione, lo sai? In questa generazione non lo so, però poi mi pare sia speciale e può paralizzare. Qua può paralizzare, sì, però vedo che Dragospiro toglie quanto uno sgranocchio. Ma non lo so, non ci sto capendo niente, ragazzi. Comunque... Percorso 128, sì, comunque io. Ok, voi dopo l'antro abissale, se finite prima di me, perché ragazzi anch'io dovrò andare nell'antro abissale, sì, sapete cosa potete fare? Magari potete incominciare a battere o gli allenatori sui percorsi, dato che ragazzi io non ho tempo di farli quegli allenatori, dato che dobbiamo andare okay, tutti allo stesso tempo.
Sì, andare a Ceneride praticamente. Sì, potreste andare a Ceneride, però vi ricordo che andando a Ceneride fareste quello che dovreste fare nella prossima parte. Sapete? No, vabbè, non andiamo semmai nella... Vabbè, non lo so, come dite voi. Credo no, che no, appena no. arrivate parte no, l'evento, no, no, sapete? No, 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 partiamo... Oppure parte ci fermiamo... Parte automaticamente, stavo parlando, Freak. Prego, prego. Parte automaticamente andando direttamente alla Grotta dei Tempi. Quindi se andiamo a Ceneride non accade nessun evento, tranquillo. E tra l'altro sarà una sfida veramente pro... tossa. Cosa tossa, sto tossica. Dicendo? È una sfida veramente tosta, la vostra. Quindi perché dovrete battere Rodan e Kyogre o fuggire, perché tu no? O fuggire, potete anche fuggire, fuga sì. Sempre se vi fa fare fuga, ovvio. No, non credo, non credo. Infatti no, fuga, altrimenti la storia come fare. Va avanti, no, Rodan si calma e torna sulle montagne intanto. Volevo ricordare tipo come Snorlax torna sulle montagne e Grodon in fondo al mare e Kyogre in fondo al mare. Intanto volevo ricordare la fantastica host di sottofondo del sottomarino là, degli abissi, del sott'acqua. Perché sì, infatti è fantastica. Cantacela, vogliamo tararara, un pezzo. Com'è che faceva? Vai. Faceva. No, quella no. Simile però, simile. Faceva comunque ragazzi, lanceremo tutto il carbonante nel Monte Camino, poiché Grodon... Ah no, era così. Se n'è andato. Non abbiamo più risalito quella montagna. Quindi useremo il carbonante per... Ragazzi, provocare ma aspetta, ma ci vuole forza qua. Aspetta, ma ce la posso fare con qualcosa? Sì? Fennec, sì? Mi aiuterai? Lottiamo insieme, dai. Ha fatto la rima. Non mi aiuterai? Lottiamo insieme, dai. Oh, ragazzi, yeah. mi serve forza. Mi sono dimenticato a fargliela prendere a qualcuno. Ti serve forza? Alziamo tutti le mani in cielo, ragazzi. La sfera gentidama di Dark sta per arrivare. La faccio comunque prendere. Rocco durerà. Sì, durerà. Vabbè, lo sappiamo striscia. Che dura tanto, Rocco. Però non volevo dire quello che dura tanto. Volevo dire che Rocco userà dei pomoli tipo acciaio. Anche questo. Non so se questo potrebbe essere un doppio senso. Perché sono veramente infatti, duri i suoi Pokémon, ragazzi. Esatto. Mamma mia. Rocco. Oh, ragazzi, l'ho fatta prendere a Cameron. Non ho Pokémon che possono apprendere forza. E sinceramente non ho voglia di ritornare a Verde Azzupoli. Quindi... Ma sì, stai tranquillo. Che tanto prima della Lega gli pompiamo bene. Ma stai tranquillo. Tra l'altro dovremmo scegliere un livello per la Lega, ragazzi, sapete? Un livello per la Lega? Sì, cioè nel senso, a quanto li facciamo salire i nostri Pokémon per la Lega? Ah. Io direi che io me li faccio salire giusto un po' più dei vostri per la Lega. Perché Smeraldo vuoi finisce. Essere sempre avvantaggiato. Beh, ma uffa. Narra la leggenda che i Pokémon avversari in Palmo Smeraldo hanno gli EVS al massimo e il buper. Ma è solo una leggenda metropolitana, che dici? Ma che stai dicendo? Ragazzi, serve anche spaccaroccia, dannazione, mi sono dimenticato il Pokémon da portarmi dietro, che devo fare? Sì, mi pare che l'avevamo detto all'inizio puntata, Dark, mi sa che non eri attento. Non eri attento, hai dopo a pensare al tuo Freak, sì, al tuo Freak. Al tuo Freak, no, al tuo no, Freak non che io, è morto. Però. No, Dre e Freak per fortuna ancora non no, sono lasciato. Ancora qui, oh. Che faccio, ragazzi, che faccio? E niente, impara la torni indietro. Devo toglierla, la do a Skipper, spaccaroccia, tolgo riduttore, che devo fare? Guarda prima se c'è una squamacuore dentro al... Al PC, vabbè, faccio una cosa velocissima, dai. Ritorno indietro. Sì, ma non accelerare, No, tranquillo. Ti volevo dire, se no potresti tranquillamente, appunto, se c'è una squamacuore nello zaino, potresti insegnargliela, poi fargliela dimenticare e poi rimparargliela, capito? No. No, eh? No. Vabbè, fai troppo tu. Traffico. Infatti, troppo traffico. Non mi va. Oddio, riduttore, ragazzi, brutto colpo ci fa. Però Camerupt muore dato il brutto colpo. Oddio, questa lotta ragazzi sta durando troppo. Mamma mia, non ce la faccio più. E c'hanno 6 Pokémon, ne mancano ancora 5. Va bene. Se questo Metang ragazzi non si decide a shottare qualcuno, sarà un gran problema questo. Ok, io sono all'antro abissale. Sono arrivato adesso. Ero un po' indietro rispetto a Dark. Però siccome lui ora si deve fermare ai box, ovvero tornare di nuovo a Verde Azzupoli. Ci metto poco. Chi è che... Aspetta, chi è che è capace di apprendere queste mosse? Cioè, Wilmer, è buono. Che sto usando io, ce le ha... Zigzagoon le può apprendere entrambe. Zigzagoon, sì. Quindi molto. Chi? Anche Sub può fare, mi pare di no, vero? No, Zigzagoon Sub mi sa che muore dopo 40 secondi di apnea massimo.
No, credo che puoi imparare surf e spaccaroccia. Sì, surf tutte sì. Queste cose qua. Dai, surf sì, perché sta a pelo, però sub credo sia un po' più difficile. Sì. Ok, ragazzi, adesso devo... Oh, se questo Metang non fa un cazzo... Cioè, veramente... Oh, uccidimi, Tiena, è bravo. Mamma mia, ragazzi, non colpiva manco un Pokémon avversario questo Metang. Ok, Golbat, ragazzi, potrei andarci. Che ce l'aveva già spaccaroccia, ma va bene. I fail di Dark. Va bene? Vabbè, dai. Che c'aveva già? Zigzag, c'aveva già spaccaroccia. No, ma così ora potrai ritrovare strumenti con Zigzag. Mamma mia, ragazzi, impressionante. Ne ha già uno, guarda. Strumenti, revitalizzante, vaffanculo. Ottimo, utilissimo. Sì, sì, utile. Come una forchetta nel Brodo, insomma. Oh ragazzi, sì. Se il mio Sara si colpiva da solo avevo perso un Pokémon. Aia, meno stiamo male, attenti. Ho rischiato, cioè aveva pochissimi PS. Io l'ho lasciato in vita, ho detto vabbè dai, mi fido di lui, non gli do la iperpozione. Se praticamente perché mi ha fatto attacco dalla brutto colpo, no? Mi ha lasciato pochissimi punti salute. Se si colpiva da solo potevo dire anche addio al mio Sara. Quella era una maledizione dei Flygon praticamente. Esatto. Oddio, non ce la faccio più ragazzi di questi stordiraggio. Cioè, stordiraggio, bullo. Basta, odio la confusione ragazzi. Odio la confusione. Confusione sarà perché sei Rocco. Ammazza tutti. E guarda quanto Ferrati gli fa. Yeah. Oddio, bravo Va Rocco. Bene, ok, le canzoni di Fede. Sta sclerando, sì, faremo un album alla fine di questa Nuzlocke. Cantiamo quella di Fake. Vai. Insieme. Vai. Cantiamo quella di Fake. Il bello di essere Fake. Le finale è stato bellissimo. Il bello di essere fake. È bello essere fake, raga. Sto già battendo le regole del Team Magma, ok? Sono ritornato nella mia postazione lì. Da gaming? No. Ok. Ok ragazzi, ora inizia il dialogo, dato che ho battuto Max e quell'altro inizia il dialogo, quindi devo parlare per far capire bene quello che dobbiamo fare in discorso. Dark, una cosa, nell'antro abissale dove ci sono le due prime reclute, bisogna andare dritto nella parte più scura oppure fuori in basso a destra? Aspetta perché non ce l'ho presente per adesso, ok? Un attimo che mi ci avvicino anch'io. Cucciolo di Frey, perché queste grotte sono brutte, oscure e fanno paura. Lugubri. Sì. Terremoto non mi fa niente al mio Flygon, bitch, levitazione, sai, non so io se ti risuona, ti suona nella testa, me. Comunque ragazzi, Metang viene ucciso male, Rocco, mi dispiace, ha perso un Pokémon, stai perdendo la Nuzlocke, Rocco. Ahimè, Rocco sta perdendo la Nuzlocke, ragazzi. Non è così duro come pensavamo. Non pensavamo che il suo... Tra l'altro Metagross, ragazzi, sarebbe un Pokémon tipo... bellissimo da usare. Comunque, il mio sogno è l'esplandere la terraferma. Allora tu dov'è che dicevi? Cosa? Quando c'è la prima recluta, poi davanti c'è una porta tra virgolette scura. Oppure bisogna andare a destra per riscendere? Ci sono due porte. In quale bisogna andare? Mi pare che in un'altra porta c'è un... comunque nella prima, quella là a sinistra, bisogna andare, dove c'è il puzzle con l'acqua. Però nell'altra mi pare che si può prendere una MT importante, ma non mi sto ricordando quale. Terremoto, se mi sembra che trovate là dentro, lo sapete? Io ci vado, aspetta un attimo, vediamo se riesco a beccarla. Comunque dico quello che è successo. Praticamente il Team Magma ha messo le sue colpe, ha detto che praticamente ha fatto una stronzata a risvegliare Groudon e hanno detto che se praticamente loro hanno fatto una stronzata, forse anche il Team Hydro ha fatto la stessa stronzata. Break. E quindi niente, cosa dire ragazzi? Rocco ha detto che dobbiamo andare a fermare anche il Team Hydro. Dobbiamo andare da a fermare questo Team Hydro. Ma per fermarlo prima ci dovrà dare una piccola cosuccia. Una piccola cosuccia, quindi andiamo a casa sua e chiappa il muro. Vede, ti interrompo un attimo per dire che a Freak che quella porta a destra è solamente il puzzle di ritorno, capito? Tu esci da quella parte. Ma se volevo un attimo, dicevi prima te lo dicevo io. Infatti, volevo catturare un attimo il Pokémon dell'antra abissale, vediamo cosa esce fuori. Pelipper, quotato 100%. Non lo so, vediamo cosa c'è. Ok, Rocco me l'ha fatto vedere sott'acqua, me lo fa vedere, ha detto. Per questo mi ha dato sub, ok. Te lo fa vedere sott'acqua? Sì, mi ha dato sub apposta, sai com'è. Te lo fa vedere sott'acqua, ok. Ok ragazzi, Titan vuole imparare sub, è l'unico che la può imparare, quindi perché no? Titan poi te la leverò tranquillo. Titan Titan Fall. Ok,
Corpo scontro, leviamoglielo. Tra l'altro Titan non credo di metterlo in pa... cioè, durante questa parte, ragazzi, perché non credo che può essere utile questo Pokémon a livello 29. Mm. Quindi direi di usare un po' Triforce, sapete? Triforce è un Pokémon che non ho giocato molto in queste ultime parti, quindi sì. Adesso io raggiungo immediatamente l'altro abissale. Che hai fatto? Che hai fatto? Ma che è successo? Oh, mi ha buttato fuori! Ah, cosa? Sì, se raggiungi l'isoletta al centro ti butta fuori. Ma che cazzo ne sapevo? È quello che praticamente ti volevo dire all'inizio parte, ma me lo sono scordato. Ma no, ah, ecco. Me lo potevi dire, me lo sono totalmente dimenticato, giuro. Vabbè, ma easy, no. Tranquillo. Ti devo rifare il percorso, dannazione. Quindi devo andare comunque nel percorso quello con sì, le... Ma è un casino, avanti, raga, è un casino. Ma che... È un casino. Ce l'hai fatto pure tu, Frank. Ma sì, ero uscito, ora ho detto, vabbè, vuol dire che ho sbagliato, devo andare nella porta quella no, a destra. No, allora, ragazzi, vi dico io cosa dovete fare. Ok. Vi dico, aspetta, vi dico io cosa dovete fare. Allora, praticamente dovete andare nella porta in alto a sinistra e poi usare... sì, come ve lo spiego? Aspetta, c'ho da anch'io. Io ho capito, dovete, io tranquillo. Invece di andare dritti nella porta quella là, dovete andare a destra, nella porta quella là dove devi usare spaccarocce e forza. Sì, sì, lo so. Ah, quindi in quella a destra, non a sì, sinistra. Sì, esatto. E da là, okay, dovete fare una strada un po' strategica, dovete fare. Cioè, okay, è strano da spiegare. Ci arrivo. Però dovete giocarvela bene là, perché se sbagliate direzione alla fine. Non mi dire che non c'ho repellenti. No, ti prego. Ti prego, no. Ti prego. Ti prego, no. No, e no. Vai, non c'ho repellenti, quando servono non ce li abbiamo mai, yeah! Ok, allora io sono arrivato in un'altra stanza qua. Ci sono un sacco di cose, di massi per usare forza. Mi pare che il puzzle è quello là strategico, yeah yeah, questo. Yeah, esatto, yeah. Vediamo, ok ragazzi, dato che non ho repellenti e farmi tutta la strada con i repellenti sarebbe tipo fatto. Una cosa suicida. Direi di fare così, ragazzi. Sudicia. Tornare indietro. Maledetti repellenti, ragazzi. Che palle sti repellenti. E io non c'ho parole. Basta. Facciamo volo. Ritorniamo a verde. A Zupoli. E riprendiamo i repellenti di merda. Che palle, raga, oh. È perché non c'avevo più soldi. Di merda. Ma non c'avevo più soldi, raga. Non avevo soldi. Money, presenti money, non ce l'avevo. Give me money, bitch. Money, money, money. Allora, fatemi pensare. I repellenti ne prendo. Non ce n'ho manco uno. Ma non lo uso anch'io. Cosa? Basta. Il repellente. Ne prendo anche pure totali. Io l'ho anche... sempre usato, quindi. Vorrei vedere il Pokémon dell'antro abissale. Solo che mi capitano solamente Zubat, che ho già. E quindi è boh, è una rottura di palle. Quindi, porta a destra. Sono quasi arrivato, eh. Ah, ok, qua c'è il puzzle, quello con i massi super sexy. Sì, ok. Io sono là, quello con i massi. Compro. Ma i massi, se andate a destra, ragazzi, potete sorpassarlo tranquillamente, eh. Vediamo se è così, se mi ricordo bene. Ok, ragazzi, ho comprato tutto quello che mi serviva. Tranne i revitalizzanti max. No. Ok, è facilissimo, una stronzata sto puzzle. Sì, ma okay, potete no, anche saltare la lotta in doppio, potete saltare, non so se non abbiamo la lotta in doppio. No? No, ho trovato la MT26 che non so qual è perché non c'è scritto, quindi vado a controllare. MT26. La 26 è terremoto, ragazzi, buonissima, esatto. Terremoto. Terremoto ti consiglio di insegnarla a Drake. Ah, no, aspetta. Ti odio, se ah, sei... bruttissimo. E ragazzi, okay. Siamo arrivati da Groudon. E Max. Ehi, fermati. Com'è la voce di Max, Fede? Ehi, tu, fermati. Ok, l'ha fatto lui per me. E ecco, Freak, una cosa, dovete adesso battere Max e Ivan, lo sapete questo, vero? Sì, yeah, bro. Ok, sapete sto che già fa male. Per battere Max. No, dai. Cioè io me la cavo benissimo perché ho... o Skipper che è abbastanza allenato. Sbaglio, aveva detto così anche durante la telepatia. Zitto. Sì. Ok ragazzi, sono comunque, nell'antro abisso qua. Dato che ci ho appena pensato, terremoto lo posso far apprendere benissimo anche a Skipper, eh? Perché sì, è un acquatera, quindi ti attacchi al cazzo. Ma infatti a Skipper non mi fai dovresti impararlo. Eh? Infatti Skipper che dovrebbe impararlo, non Freak da Drake. Appunto. Ok. È molto meglio, appunto, è pure stabile. Ha voglia. Eh sì, e come? Va bene.
Ok, anche se terremoto, vabbè, sì, contro i tipi... Ma che serve terremoto a... Perché il terremoto è super efficace contro noi due. I tipi fuoco. Contro i tipi, vari tipi, tipo terra pure. Ok, ragazzi. Pochina. Ok, finalmente credo di aver superato questi dungeon maledetti. Sono contro la idrotenente Ada. Idrotenente Ada? Sì. Ok, io il tenente Maxi l'ho appena battuto. Ora, ragazzi, batto un pochina a livello pochina. Io lo voglio chiamare pochina. Una piscina. Una piscina. Io lo pochina, raga, è più bello pochina. Bravo, attenzione, Triforce. Sonic Boom che fa brutto colpo. Oh Sonic mio Boom. Dio, solamente con Surf sono riuscito a shottare un Crobat. Mamma mia, paura. Mamma mia, ultra Powa. Sì, livello 45 skipper. Sì, ok, io ragazzi con Linun un po' di forza qui. Tra l'altro credo che il Pokémon che dovrete andare a battere Groudon e Kyogre siano a livello 45, se non sbaglio. O 55? No, mi pare 45. Ti pare? Mi pare. Ok. Mi pare proprio di sci. Ok, la strada io ragazzi me la ricordo praticamente a memoria, dato che questa cosa l'ho fatta 200 milioni di volte. Volte. Ok. Io mi ricordavo un po' meno l'antra abissale, però va bene. Ormai sono qui da Groudon e sto a posto. Ok, ho sconfitto Max. Ha sconfitto Max. Vedi comunque che non era il Gelomai, così difficile. Il Gelomai, tranquilli ragazzi, che lo darò via a Spill appena appunto inizierò la Lega. E ci avrò un volere, ovvio. Qui ci abbiamo una lotta in doppio, credo, qua in alto, vero? Sì, ma che non faccio perché ragazzi siamo a 21 minuti di video e non voglio far durare questa parte troppo. E attenzione, i miei si è risvegliato Groudon. Sono comunque troppo forti i miei Pokémon, ragazzi, quindi non so, battere altri allenatori mi farebbe comunque bene. Altro allenamento? No. Troppo allenamento non fa bene, giusto Freak? Quindi no, lasciami, certo, i miei Pokémon già sono ad alto livello. E poi nel mare sicuramente il mio Triforce, ragazzi, raggiungerà un livello impressionante nel mare, Quindi... Volevo dire una cosa, dopo aver fatto tutto ciò, sappiate che sì, dopo essere usciti da qui ci sarà tipo come si chiamano? Le condizioni meteorologiche un po' impazzite, sconvolte. Sì, ragazzi, infatti. Pioggia, fulmini, tuoni, sole forte, abbronzarsi è bello e insomma è un mistero tra tuoni e fulmini. Ci saranno i tulmini. I tulmini ci saranno, ragazzi. I tulmini. Comunque siamo nell'antro abissale. Prendo subito MT26 che contiene terremoto. E ora, ragazzi, direi di poterla insegnare a Sara. Voi io sono fuori. Sono appena arrivato qua. Ok, volendo potrei imparare anche come si chiama? Vampadre, che comunque è sempre una buona mossa, ma per ora insegniamo terremoto appunto a Sara. Anche se la puoi imparare anche Apollo, eh? Wow. Comunque, sostituiamo subito una mossa, direi di levare Sabbia Tomba. Sì, dai, okay. È la mossa che possiamo levare di più. E niente, impariamo subito a Sara terremoto. Quindi adesso, ragazzi, distruzione totale. Sto andando a Cenerido, ho appena parlato con Rocco che ha detto tipo quelle cose, insomma, di recarsi alla Grotta dei Tempi. Quindi mi sto incamminando adesso verso il percorso, non mi ricordo quale. Comunque ci sto per andare. Sono al percorso 127. Oh sì, ce l'ho fatta, ragazzi, finalmente ce l'ho fatta. Sono passato. Oh, grande Freak, okay. Finalmente. Ci voleva, che ne so, qualcosa. E ora ho trovato anch'io l'MT26. Ci voleva un cervello nuovo, non lo so. Però ce l'ho fatta. Comunque siamo qui, adesso arriverà Ivan che naturalmente ci dirà ammira il possente Kyogre. Mio Dio. Voi che punto sei, Freak, tu? Ecco, sono davanti a Kyogre, quindi anche tu hai Kyogre qui. Non hai Groudon? Sì. No, Groudon ce l'avevo sul Monte Camino, no? Certo, perché tu hai fatto cose in più. Ok, io sto parlando con Ivan e inizia la sfida. Ok, inizia anche la sfida. Da te chi manda, Freak? Da me, aspetta, ora dovrebbe mandare Maitina. Esatto. Ok, anche a me manda Maitina. E io mando Ercina. Io ci gioco anch'io con un po' di tipo lotta che ha pure. Ok. Ragazzi. Ci abbassa però l'attacco, certo, con prepotenza. Io vado senza che ci vado di gran fisico come al solito, direi che due doppio calcio ce la fanno. No, pensavo che due doppio calcio sinceramente ce la facevano. Io vado di vita al tiro, vediamo un po' se ci riesce, però... Proprio perché mi abbassa l'attacco non ce la faccio, quindi... Io invece sto lottando con una nuotatrice lì sul percorso. Adesso mi basta solamente usare sub e poi risalire lì a Ceneride, eccetera, eccetera. Tu già sei avanti. Sì, ho praticamente già finito. Adesso mi mancano le ultime cose. Vabbè, in ogni caso batterò qualche allenatore qui. Intanto vi aspetto, magari.
ok? Sì, sì, ok. Quindi finiremo questa parte a Cineride comunque, no? Una volta battuto Ivan. Sì, 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 più o meno sì. Esatto. Io naturalmente ci arrivo nella prossima parte. E ha sostituito in Crobat, pensate un po', l'intelligenza di Smeraldo, ragazzi. C'aveva un PS quel Mattina. Vabbè, direi di levare Apollo e di mandare Triforce, okay, che con Onda Shock se la cava più che bene. Ah, intanto ragazzi, Zigzag c'ha uno strumento, ho preso la super pozione, ok? Perfetto. Okay. Ma ragazzi, stavo pensando nella prossima puntata, voglio dire, dobbiamo battere Kyogre e Groudon. Ragazzi, voi vi sentite pronti? Direi che tu c'hai bisogno un po' di allenamento, secondo me. Sì, io sono a posto, sì, perché non devo debattere. È bella tosta, è bella tosta. Tanto meno Rayquaza. Dovrò raggiungere la Torre dei Cieli nella prossima parte. Io sono a Cenerite. Andare. Okay. Sì, e dire: ehi Rayquaza, tu scendi giù e vai a fermare Groudon e Kyogre a Cenerite. E poi Rayquaza andrà là, li fermerà. E poi noi potremmo successivamente tornare alla Torre dei Cieli, dove possiamo appunto andarlo a catturare. Sì. Esatto. Ok. E non so se lo farò quello. Io, ragazzi, sto curando i Pokémon. Intanto volevo dire che per quanto riguarda Groudon, cioè non penso di avere tanti problemi, anche perché ho Swampert, non lo so, due Surf, secondo me se ne va KO. Ok. Io sì, invece penso di aver problemi con sto controllando un po' di case. Sto controllando un po' di case e mi dà che già le porte sono chiuse, quindi è tutto bloccato qua a Cenerite. Mo' mi conviene andare lì alla Grotta dei Tempi, però nel prossimo episodio, chiaramente. Però per adesso mi conviene fare sub e uscire un'altra volta lì nei percorsi, anche perché adesso devo battere allenatori. Ok. E niente. Io ho appena battuto Ivan, quindi qua ora si sta risvegliando tutto la sfera minchia rossa. Questo mi sta mettendo in difficoltà, porca miseria, mi fa continuamente stordiraggio, morzo, e io non riesco a buttarlo giù. Sì. Ma poi mi tentenna pure, cioè pure. Mentre parlavo poi è successo il delirio, veramente. Non ci sto capendo niente. Direi di andarci, ragazzi, comunque di una bella super pozione, iper pozione, che forse è meglio, su Triforce. E adesso non sono confuso, quindi speriamo che il prossimo Onda Shock riesca a buttare giù questo Crobat, perché non ce la facciamo più, veramente. Ok. Ok, io sono appena uscito, c'è sempre qua Maxi, Ivan, stanno parlando, bla bla, ho fatto un errore terribile, tutte queste. Io invece sto prendendo tutti quanti qua gli strumenti nel fondale, proprio nella circonferenza di qua di Cenerite, ci sono grandi perle, tutte queste cose qui nascoste. Sì, sì, un pochino di extra. Polvo stella. Comunque sì, ragazzi, a fine, appena batterò anch'io Ivan, succederà che arriverà appunto Maxi, che ci dirà che il progetto di risvegliare Groudon e Kyogre è miseramente fallito. Come ha fallito Maxi, ha fallito anche Ivan. E niente, usciremo fuori e ci sarà il bordello più assoluto, bordello. Perché veramente Freak, che cosa sì, avrà? Qua sta pioggia, piovendo a pioggia, Sì, sì, una cosa impressionante. Dark ha il sole. Il sole, quindi c'ho, non siamo, c'ho 150 gradi qua. Beh, e invece io, ragazzi, avrò un misto. Sono con le palle al vento, ragazzi. Sì, cosa? Io diciamo avrò un avrò l'arcobaleno in cielo, dai, con sole e pioggia. Tutto. Arcobaleno tutta la vita. Vediamo se con un Onda Shock riesco a shottare il Sharpedo con un colpo solo. Vediamo, veramente, dai, forse sembra uno shot. Ragazzi, ho trovato un Chanchu qua sotto. Oh, sì! Chanchu. Vabbè, ho fatto. Cioè, non mi interessa particolarmente. Chinchu. Intanto okay. Spill sale al 30. Benissimo, bravo Titan. Brava Titan. Titan. E niente, ragazzi, ho battuto anch'io Ivan. Sfida molto più facile di quella contro Maxi. E niente. Ora però dice che la sfera rossa è ancora in suo possesso, quindi adesso la risveglierà. Ok. E spaccherà tutto praticamente. E vabbè, adesso Kyogre naturalmente volerà in cielo, perché sì, anche lui può volare. Ma infatti come fa a uscire da lì, da sotto forse? Non lo so, io, però si vede che va verso l'alto. Ragazzi, sono risalito qua sopra in superficie, adesso non so. Sì, c'è l'ultimo allenatore, mi pare l'ultimo o penultimo allenatore del 126 da battere. Lo batto, non so a che punto siete voi. Beh, io adesso. Sì, lui sta nel Cenerite, ragazzi, adesso che arriva Maxi, che praticamente dirà a Ivan che è uno sciocco, praticamente sono due sciocchi. E niente. Se uno sciocco. Ragazzi, tutto il discorso. Io direi che sì, finito il discorso si può anche stoppare la parte, perché io un attimo altro da fare. Sto per battere. Sto battendo un nuotatore, aspetta un secondo. Umberto nuotatore. Va bene, ok, anch'io. Okay. Va bene, siamo fuori, ragazzi. Che è successo? Si è tutto distrutto. Io volevo solo, capisci Ivan, le conseguenze?
Ragazzi, mi sto un po' sbrigando, un po' andando veloce perché voglio praticamente non far durare troppo questa parte. E niente, ora dovranno andare a Ceneride, perché è lì che Groudon e Kyogre stanno combattendo. Sì, sì, io sono sott'acqua, sto entrando a Ceneride. Io un momento preciso, guarda. Ok, c'è l'ultimo Pokémon Wingull da battere. Ed ecco che arriva anche Rocco. Federic, che succede? È terribile. Dopo l'ondata di caldo improvvisa è cominciato questo diluvio. Se non cessa tutta la regione di Ione, anzi tutto il mondo verrà distrutto. Veramente ragazzi, sta... Wow, il mondo finimondo. Impazzendo. Sì, il finimondo. E lui va a Ceneride, ragazzi, quindi dobbiamo raggiungerlo. E niente, direi di volare a Ceneride. Però, che cosa facciamo? Cosa facciamo? È finito questo episodio, aspetta un attimo. No, però mi telefona Vera. Sì. Che si trova a Orocea. A Orocea. Ha visto un Pokémon volante che si dirigeva verso lì. Quindi, qua ragazzi, forse si tratta proprio di Rayquaza. Beh, io direi che lo possiamo anche scoprire nel prossimo episodio. Quindi un like, un commento, iscrivetevi al canale di tutti. E noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.